Salve a tutti nel fantastico mondo del Regivlog. Qualcuno di voi si sarà accorto che la qualità del mio video è migliorata perché ho simpaticamente trafugato una piccola fotocamera trovata lì in un cassetto e che però è del 1800 e quindi il telefono non era del 1800 però la fotocamera sì e la qualità rimane uguale. La dimensione del frame. Allora, perché parlarvi anche oggi? Beh, prima di tutto perché mi diverte, perché mi tenete compagnia e perché sto andando a Torino. In questo video non vi dirò, non so cosa sto riprendendo perché non vedo niente, perché di solito quando lo dico è perché non vedo niente, perché c'è il sole che batte nel telefono. Invece quest'oggi non dirò che non vedo niente perché proprio non vedo niente. Non ho l'accesso a ciò che sto riprendendo. Ma dovrebbe funzionare perché l'obiettivo è questo qui. Per cui mi sto portando a Torino perché c'è un raduno, c'è la chiusura di Social King. E andiamo sotto la mole. Eccomi di nuovo qui. Ho ripreso a parlarvi perché so che il viaggio è noioso, allora non voglio che vi stanchiate, che non siete pronti poi per venire incontro a Torino. Ah, e questo è un video quindi posso tagliare. Ecco, non state facendo tutto il viaggio insieme a me. Comunque, volevo dirvi anche un'altra cosa. Mi sta venendo una nuova sindrome di social networking. L'altro giorno in un momento di pazzia, tac, prendo il PC e apro un nuovo account, questa volta su Twitter, non l'avessi mai fatto, è una droga, ma adesso io capisco come vi sentite, una sensazione strana che ho provato questa mattina partendo è che sentivo che mi mancava qualcosa. Allora le chiavi ce le ho, la telecamera ce l'ho perché ce l'ho in mano naturalmente, telefono, portafoglio, biglietto eccetera eccetera, erano i libri, come se fossi in vacanza perché non avevo un sacco da portare e vediamo chi troviamo lì quest'oggi, quindi ci vediamo a Torino. Bene, sono arrivato, non sono un uomo che vuol violare la privacy di nessuno, però volevo solo comunicare che 20 minuti prima di arrivare, dico, dato che qualcuno mi gentilmente verrà a prendere in stazione, lo chiamo per dire che sto arrivando. Stava ancora dormendo. Adesso, voglio dire, un evento così importante, un evento così devastantemente emozionante come questo incontro a Torino, e si dorme? Alle 10 è un pezzettino? No, io non voglio violare la privacy, per cui non dirò chi è. Beh, però sappiate che è successo. Ci vediamo dopo. Siccome non lo so se l'abbiamo fatto andare prima o meno, io lo rifaccio. Perché forse non avevo registrato niente. Bellissimo! Registrato come re che... No, ho proprio schiacciato il bottone sbagliato. Eccolo quest'uomo. E qui adesso abbiamo... Guardi d'amore! Ciao, Mr. Reggie! Ciao! Stiamo aspettando che qualcuno esca. Per mangiare. Ma quello è il mio nome! Sì, è sempre lui. Gianmarco. Carissimo. Fratello. Tu saresti quello lì che ha vinto quel programma? Sì. Ci ha voluto da Semmastro vinto. Fatto il primo. Eccoci. Primo da Semmastro e primo vinto. Non la fai. No, non è una foto, è un video. Allora, guarda. Quattro coglioni fermi. Io ho un fornisco i mezzi. Voi mi utilizzate le mani. Aspetta, io non lo so. Ah beh, bello, è così. Grazie oggi, grazie. E se tutto è... Ciao. Sono Sara. Cioè, non ce la faccio. Mi pare che non mi sono Non è vero, non è assolutamente vero. Una faccia comunque. Ragazzi, ho una proposta. La targa di Daniele la incolliamo sopra sugli scivoli. Ecco Daniele da Rio. Qui è una cosa, io prendo te e tu mi prendi.
facciamo un nuovo video e prossimi 5 a te non ti inquadro. Ciao caro. No, ma non è Marco, posso salutarti? Ciao Marco. Oddio cazzo. Un bacione a tua mamma, bellissimo. Te l'ho portato. Ora avrai migliaia di iscrizioni. Non se l'aspettava nessuno che diceva da dire. Ok, ci spieghiamo dopo. Ha vinto senza giocare. Due puntate per... Ha vinto senza sapere di partecipare. Oggi ha avuto paura. Ha fatto una cosa. Oggi si è cambiato solo Facebook. Ma però ha preso un sacco di persone. Ho fatto la lavorata finale. Nuove nozioni ragazzi. Sono riuscito a chiudere il vlog prima di tornare a casa. Questa tecnologia è spettacolare, questa piccola telecamerina che poi è una fotocamera di ultima generazione, nel senso che è l'ultima che si riesce a trovare sul mercato, anzi questa non si riesce neanche più a trovare sul mercato perché ormai è fuori che fuori. Come avete visto tutti i ragazzi che hanno presentato la trasmissione, li ho filmati senza commentare come di solito, ma c'era una tale confusione, alcuni dovevano prendere l'aereo, alcuni dovevano ancora mangiare, almeno li avete visti. Alla prossima volta, nel frattempo tutti i maturandi che non hanno ancora fatto la maturità, gli orali, auguro un bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. È apparso il sole, hai visto? La maturità andrà benissimo a tutti.